Allora, buongiorno a tutti, vi chiedo di accomodarvi, iniziamo i lavori. Introduce e ci accoglie il Presidente del Parco Naturale Regionale Monumentaggio Ussarine, Stefano Secci, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un caro saluto a tutti voi partecipanti, un benvenuto qui nel compendio del Molentargius. Con un particolare saluto al dottor Angius, vice sindaco del comune di Cagliari, al commissario straordinario dell'ordine del biologi Enrico Tinti e al dottor Duilio Lamberti, delegato dell'ordine nazionale dei biologi. Con piacere che vi do il benvenuto nella sala Schenkel. E anche con sentita gratitudine per aver scelto questa location come luogo di incontro, di confronto, luogo per i vostri lavori. Ho potuto anche apprendere dal programma un po' le tematiche che affronterete con taglio convinto verso l'approfondimento sulle tematiche delle aree umide della Sardegna. E in particolare anche sulla nostra area umida, quella del Molentargius, in virtù di una speranza di ricongiungimento di tutte le aree umide della città metropolitana. La ricerca, lo studio, l'apporto di conoscenze, la formazione continua è più che mai necessaria in questo periodo storico. Ci dà la speranza di riuscire a tutelare con più precisione, con più attenzione, con più rispetto, con più consapevolezza di tutela naturalistica il compendio, ma nello stesso tempo ci dà anche le possibilità di conoscere quali sono le azioni di sviluppo per far sì che non solo siamo in grado di tutelare la natura, ma la natura può essere anche un volano per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. Un caro augurio a tutti di buon lavoro e buona permanenza qui nella nostra sede. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti, sono Giorgio Angius, vi porto i saluti e ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale di Cagliari, del sindaco Paolo Truzzu, e quindi sarò qui anche stasera all'interno di una sessione in cui si approfondiranno dei temi legati alla pianificazione, perché rivesto il ruolo anche di assessore urbanistica del comune di Cagliari, quindi con delega alla pianificazione. Poi in questo momento porto giusto il saluto, mettendomi dall'altra parte, avendo vissuto tantissime volte questo rito e avendo trovato un po' noioso, mi sento un po' di giustificarlo, però a cosa servono questi saluti? Servono a dire che gli organizzatori non sono soli, che il tema al centro del convegno è un tema condiviso e ritenuto di straordinaria importanza per la collettività, da dove ci sono tutti gli enti pubblici locali presenti per mettere il loro sigillo, il patrocinio, la presenza, e perché veramente questo convegno è un convegno che ha importanza fondamentale per la collettività. In più il ringraziamento all'Ordine dei Biologi, alla Commissione Nazionale di Biologia Ambientale, è accompagnato anche da una richiesta di collaborazione, ovvero noi fra poco faremo anche un convegno con tematiche molto simili, non così specialistiche, sempre sulle aree umide della città di Cagliari, il Molentargio, Santa Gilla, il compendio di Calamosca, Calafighera, Sella del Diavolo, e abbiamo riscontrato come spesso si veda la mancanza di biologi all'interno delle amministrazioni. Io ritengo che sia indispensabile fare un'iniziativa perché all'interno delle amministrazioni che si occupano di ambiente sia sempre presente la figura del biologo. È indispensabile perché altrimenti nelle inevitabili e corrette terzializzazioni che si fanno sempre nell'approfondimento scientifico, là dove si va a progettare ambiti complessi, a realizzarli, lì sicuramente ci vuole sempre l'azione di professionisti esterni e società esterne che si occupano di questo, ma ci vuole sempre un occhio competente all'interno dell'amministrazione.
non potrà essere mai un'amministrazione che ha tutte le specialità, ma sicuramente per ambito ci vuole una figura che si impegna. L'ultimo accenno che faccio, e poi do la parola a chi deve veramente dare vita a questo convegno, è al ringraziamento per il tema, che è un tema che esce dall'ipocrisia. Parliamo di aree umide non soltanto perché sono belle, non soltanto perché sono preziose dal punto di vista scientifico, non soltanto perché sono una ricchezza da tramandare alle nuove generazioni, da conservare e tutelare, ma anche perché ci servono. Le aree umide sono fondamentali. E l'area umida in cui siamo oggi è un'area umida particolare, perché proprio esiste grazie all'azione dell'uomo. In questo momento il Comune di Cagliari e l'Ente Parco, che ringrazio nella figura del suo presidente, è presente alla Biennale di Architettura di Venezia, proprio come un esempio di resilienza rispetto all'ambiente, di capacità dell'uomo che tramite la sua azione mantiene un sistema molto delicato in equilibrio e consente quindi il mantenimento di una zona verde. Senza l'uomo non ci sarebbe questa zona umida. Quindi l'azione dell'uomo, che a volte è vista in termini negativi, che a volte si pensa e lasciamo fare la natura, l'uomo meglio che non se ne occupi, in questo caso è l'esatto contrario. Senza l'uomo non avremmo questa ricchezza. E quindi alcuni dei temi del convegno sono utili proprio per questo, perché si capisca effettivamente quanto siano effettivamente utili e sono utili in contrasto alla desertificazione, e questo è evidente, questo è concreto e tangibile, ma anche per quello che potremmo fare come contrasto ai cambiamenti climatici. Naturalmente sarà una goccia nell'oceano, ma quella goccia serve a fare massa. Stasera magari vedremo più nel dettaglio quanto il Comune di Cagliari, come soggetto diretto e indiretto, può fare su questi temi, ma intanto veramente vi ringrazio di cuore. Salve, buongiorno. Sono Giulio Lamberti, il delegato dell'Ordine dei Biologi. Con grande piacere sono qui per conto dell'Ordine dei Biologi, ed è un grande piacere potervi salutare tutti di persona con un evento finalmente in presenza, perché ovviamente dopo un anno e mezzo di pandemia il poterci guardare di nuovo in faccia è una cosa estremamente piacevole, lasciando da parte finalmente computer e smartphone. Veniamo al titolo del convegno, gestione, ripristino e conservazione delle aree umide quale chiave di lotta alla desertificazione. È un evento nato dalla collaborazione che il Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali ha avviato con la FAO lo scorso 24 giugno per creare una vera e propria partnership fra i due enti, rivolta alla creazione di una serie di progetti fondamentali per il recupero degli ecosistemi del pianeta. La stessa FAO oggi ci onorerà della presenza del direttore, che è in arrivo, il direttore del Dipartimento per la gestione sostenibile proprio del territorio e delle acque della FAO, il dottor Li Lifeng. C'è chiaramente da aggiungere che nessuna cornice poteva essere migliore di questa. Due passi dagli specchi d'acqua del Parco del Molentardo, su un luogo incantato fra stagni e antiche vestigia di saline, centro di alta differenziazione faunistica e vegetazionale, dove i fenicotteri rosa troneggiano, dando veramente un senso di classe, un luogo unico, veramente incantato come in una favola. Oltre alla pandemia, in questi anni non c'è nessun telegiornale, nessun quotidiano che non parli di tematiche ambientali. Accendiamo la TV, sentiamo di cambiamenti climatici, piogge in Groenlandia, ghiacciai che si sciolgono, record su record battuti ogni anno con temperature sempre più bollenti. Ci troviamo di fronte a un segno inequivocabile di una crisi climatica che mette a rischio le nostre stesse esistenze, non tanto la nostra quanto quelle delle nostre generazioni a venire. Noi non abbiamo nessun pianeta B, nessun pianeta di riserva, quindi dobbiamo salvaguardare il più possibile il nostro pianeta, e in questo parco, proprio per raggiungere questi obiettivi, ci sono già una serie di biologi esperti che stanno ogni giorno mettendo in pratica esempi di biologia, ecologia applicata,
capaci di determinare condizioni di alti tassi di diversità biologica, vegetale e animale, con presenza di caratteristiche climatiche di alta umidità, proprio in contrasto con i fenomeni di aridità indotti dai cambiamenti climatici e dalla mancanza di pioggia. Di questo e di altro parleremo con persone che sono molto più competenti di me, e lascio la parola nel frattempo al commissario del sede regionale, il dottor Enrico Tinti. Grazie dell'attenzione. Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io non voglio aggiungere molto a quello che già ha detto ampiamente il collega Lamberti, se non il fatto di raccontarvi quello che è la trasformazione dell'ordine dei biologi che è in corso e che dovrà portare a molti più eventi di questo tipo, perché la tutela del patrimonio ambientale per la Sardegna è una cosa essenziale, fondamentale, è la nostra ricchezza principale e noi ce ne stiamo dimenticando. Allora, questo è un riflettore internazionale, perché abbiamo degli ospiti internazionali, delle figure assolutamente di spicco del panorama internazionale, che ci racconteranno quello che sta succedendo e come eventualmente possiamo progettare un ripristino del territorio e una tutela del territorio che al momento è in corso d'opera. Il presidente D'Anna, forse rispondi tu. No, rispondi. Che in ripristino sicuramente è sul quale stanno lavorando le autorità, ma le autorità e i legislatori hanno bisogno di persone, di tecnici che li affianchino e che gli spieghino come si può procedere a una tutela ambientale corretta, altrimenti vediamo cose che poi magari non ci piacciono. Semplicemente dal punto di vista dell'ordine dei biologi invece quello che sta succedendo, che ormai un po' tutti sapete, è che l'ordine da unico ordine nazionale si sta trasformando in un ordine regionalizzato. Questo ci consentirà di fare dei discorsi sul territorio molto più ampi e quindi invito tutti voi a venire nella sede che è stata inaugurata ieri dell'Ordine Regionale dei Biologi, di venire a trovarci, organizziamoci, venite, chiacchieriamo, vediamo cosa si può fare per i biologi, per migliorare la loro attività professionale e per tutelarli da tutti i punti di vista. Il congresso è un'occasione unica, secondo me non è irripetibile, perché abbiamo l'obbligo morale di ripeterlo anche tante volte, è una cosa che possiamo fare migliorandola e ampliandola, però è una prima occasione che abbiamo dopo veramente tanto tempo, nel quale siamo rimasti un po' nell'oblio del Covid, ma ancora prima eravamo in una sorta di bolla nella quale si delegava tutto a Roma, e così non può più essere, perché ormai siamo figure sanitarie, siamo professionisti sanitari e di conseguenza dobbiamo prendere con le nostre mani la nostra salute e la salute dell'ambiente e portarla a un livello sicuramente superiore come biologi, perché come biologi possiamo farlo. Quindi invito tutti quanti a seguire il congresso con attenzione, perché ci darà delle indicazioni molto importanti e semplicemente ancora nel ringraziarvi giro la parola al dottor Antonio Feola, che è appunto coordinatore del CNBA e che vi racconterà anche lui ciò che il CNBA fa con grande profitto in questi ultimi anni. Grazie. Intanto intrattengo la platea con delle barzellette, che facciamo? Sì. No, abbiamo un piccolo problema tecnico, dobbiamo accendere il proiettore per poter fare anche le relazioni, quindi abbiamo bisogno giusto di un minuto. Intanto magari vi racconto del lavoro che stiamo facendo, di come è nato anche il CNBA, di come l'ordine sta sopportando questa attività che stiamo facendo. Il CNBA, che è il Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali,
è una realtà che è nata da pochissimi, insomma, grazie al contributo di alcuni, molti dei colleghi che stanno qui oggi, e quindi sono particolarmente orgoglioso e contento di questa giornata. È un'associazione di biologi che lavora nel settore ambientale in diversi diciamo, ambiti, abbiamo da biologi marini a chi si occupa di rifiuti, a chi si occupa di gestione del territorio, a chi si occupa di pianificazione, progettazione, sempre in campo ambientale. Abbiamo ritenuto importante che il coordinamento nascesse all'interno del nostro ordine perché la componente ambientale è stata sempre un po' trascurata, non certo per colpa di chi c'era prima, ma per colpa, diciamo, proprio nostra, di noi biologi. Ora spero che nella platea siamo in buona parte dei biologi, e quindi è importante, quindi oltre al saluto che vi porto del presidente Scicchitano e del vicepresidente Durini del CNBA, la cosa importante è che vi vorrei, come dire, invogliare a partecipare all'attività che stiamo mettendo in piedi come coordinamento nazionale dei biologi ambientali, sia con il gruppo nazionale ma anche con le delegazioni, visto che ieri abbiamo fatto anche l'inaugurazione della sede di Cagliari. Quindi più siamo, più ci attiviamo, più sarà, come dire, importante il nostro ruolo sia in campo ambientale ma anche in un contesto diciamo sociale, visto che l'ambiente è un aspetto che non può essere trascurato anche per quanto riguarda l'impatto sulla società. Sono contento anche di un'altra cosa, che in questa giornata di oggi ci confrontiamo anche con altre categorie, dai geologi al dottore meteorologi, quindi abbiamo la possibilità di confrontarci, perché noi biologi abbiamo la necessità di scambiare, di mettere a disposizione il nostro contributo, ma anche di acquisire informazioni, competenze e scambi culturali di tipo tecnico-scientifico. Ora la sto facendo un po' lunga perché stiamo sempre aspettando il coso, però facciamo una cosa, se c'è qualcuno che già volete fare qualche domanda, così ne approfittiamo, prego. Anche, scusami, non sento. Anche i chimici, perché sì. Come io sono biologo, però mi sono laureato anche in chimica. Conciliare la biologia con la chimica, soprattutto la chimica ambientale, studiare i processi per ridurre meno anidride carbonica, secondo me ci vedo tanto lavoro di coordinamento tra i biologi e i chimici, anche per certi processi sostenibili, basta solo la produzione di polimeri. Guarda, scusami, non è che volevo trascurare i chimici, oggi l'ambiente, lavorare nell'ambiente richiede un approccio multidisciplinare, in cui non solo il chimico, il biologo, il geologo, ma anche gli economisti, quindi voglio dire, c'è un filone importante che nasce dal mondo dell'economia, che è legato al capitale naturale, ai servizi ecosistemici, che poi noi li stiamo utilizzando, perché è un aspetto importante della nostra professione, ma è una, diciamo, sono dei concetti che sono partiti dall'economia, perché era necessario, lo dico in maniera così anche forse erronea, ma monetizzare il valore dell'ambiente, se no all'interno di contesti diversi che da quello tecnico di noi biologi o di altri, sarebbe stato difficile far comprendere l'importanza e il valore dell'ambiente e quindi delle risorse naturali. Quindi sicuramente l'approccio deve essere un approccio multidisciplinare, e noi biologi, noi chimici, già dobbiamo confrontarci e lavorare insieme, questo è fondamentale, fare squadra e lavorare con una parte importante, lo diceva prima il vice sindaco di Cagliari, con la parte politica. Oggi non è l'approccio multidisciplinare, è un approccio che deve includere all'interno del processo anche la parte politica, altrimenti chi viene come me dal mondo dell'ambientalismo, poi ne ha fatto una professione, sa bene che non si può fare tutelare se non tutelare un ambiente, una risorsa ambientale, una specie o un habitat, se non c'è anche una partecipazione politica e sociale a questi processi. Però purtroppo
Già il referendum che c'è stato in Svizzera 2 anni fa, nel 2019, i cittadini non erano propensi a cambiare le loro abitudini per la salvaguardia dell'ambiente, e purtroppo anche questo nell'opinione pubblica viene visto, non dico in maniera negativa, però indubbiamente gli aumenti al carburante, gli aumenti all'energia elettrica, luce, gas, eccetera, hanno come base questa cosa che la nostra economia è troppo incentrata sui combustibili fossili, e quindi bisogna anche investire sulla comunicazione, perché anche la comunicazione ha un ruolo fondamentale in questi processi. Io per primo voglio dare, oltre a parole, anche fatti concreti, dire che non è solo dire non usare l'automobile, usa meno l'aereo, ma proporre anche alternative, non solo dire no, no, no. Mi scusi se l'ho detto. No. Allora, l'approccio anche da parte della popolazione, ma anche da parte del tessuto sociale, deve essere un approccio prima di tutto culturale. Ora, voglio dire, noi siamo in un contesto che rappresenta proprio questo, cioè è un centro di educazione ambientale, noi siamo all'interno di un parco, all'interno di un centro di educazione ambientale che fa e che svolge proprio questo ruolo di mediatore tra quello che è il mondo della tecnica e quindi il mondo poi della politica, e quindi praticamente facilita i processi gestionali, anche come dici tu, in termini molto concreti. Alla fine io vengo anche, mi sono occupato anche di aspetti di educazione ambientale. Il mondo dell'educazione ambientale è fondamentale. Nelle scuole negli ultimi anni è stato introdotto, chi si occupa di questo tipo, 2 anni fa è stato introdotto come disciplina nelle scuole primarie l'educazione ambientale, ma proprio perché si ritiene che sia un aspetto fondamentale e che dietro a questi aspetti culturali c'è gran parte di quella concretezza che sottolineavi tu. Ora, visto che ci siamo, io ringrazio voi e buon lavoro a tutti. Salve, io sono il dottor Rossini, sono uno dei responsabili del comitato tecnico scientifico del CNPA per l'ambiente terrestre e le acque interne. Faccio un piccolo riassunto del perché di questo congresso, poiché sono uno degli attivatori della partnership con la FAO, di cui oggi poi attualmente il direttore Kung-yo è un biologo, il direttore generale. FAO, che pochi sanno essere nata proprio dall'idea di un biologo nei primi del Novecento, inizialmente aveva sede in Canada, a Montreal, poi si spostò a Roma, che è partecipe in tutto il mondo con progetti di vastissima portata che hanno portato anche a delle vere e proprie riforme agricole in molti paesi del terzo e quarto mondo. Perché questo congresso? Perché già nel 1960, quando venne fatta una domanda a uno degli più autorevoli ecologi, biologi ambientali dell'epoca, René Dubos, e gli chiesero se la terra soffrisse dal punto di vista idrico, se avesse sete, sostanzialmente rivolgendosi al pubblico comune, René Dubos rispose che la terra non aveva sete, la terra stava già morendo di sete, ed è quello che si sta sempre più incrementando negli ultimi decenni, processo che si sta avendo anche in Italia. Noi abbiamo regioni sotto vero e proprio fase di desertificazione, Sicilia in primis, ma anche la Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, e si sta innalzando anche dal punto di vista proprio geografico, tanto che i botanici di cui io faccio parte hanno recentemente scoperto che la stazione di vegetale del Ficus indica si sta innalzando altitudinalmente. Cioè, che vuol dire? Che i fichi d'India crescono più in alto di quanto non avvenisse 10, 20, 30 anni fa. Ed è questo un problema che può essere di poca importanza per chi non è del mestiere, ma è un indicatore biologico grave della situazione.
A livello mondiale la situazione, se pensiamo che il 70% dell'Africa è desertificata e altrettanto nei paesi asiatici, molti paesi asiatici, processo che desertificazione ha a varie cause, cosiddetto problema multifattoriale, tra cui una delle più gravi, una delle più pesanti è il disboscamento, la deforestazione avvilente e violenta che stiamo subendo anche in Italia grazie a uno scellerato programma di gestione forestale che è stato approvato dal governo italiano un paio d'anni fa, il cosiddetto testo unico forestale, TUF, ove le foreste vengono trattate come campi di grano dal punto di vista reddituale, non dal punto di vista funzionale, cioè in quanto foresta, e quindi di ecosistema complesso che insieme ai mari e agli oceani sono gli ecosistemi più complessi del pianeta. C'è questo approccio reddituale, c'è questo approccio di estimo proprio forestale, si deve nutrire la filiera del legno, delle biomasse che porta miliardi d'euro e si sta depauperando le foreste. Ma la foresta è importante perché? Perché rientra nel ciclo idrologico attraverso l'evapotraspirazione degli alberi e insieme al mare altrettanto bistrattato, e che è il motore che porta alla formazione dell'acqua, risorsa naturale finita, e non è una risorsa naturale infinita, e da cui ci sono molti progetti che coinvolgono anche appunto le aree umide, che con la convenzione di Ramsar, una città iraniana, nel 1971, dove furono riuniti tantissimi biologi geologi di varia estrazione, si decise di definire le aree umide come entità peculiari di fondamentale importanza per già citata diversificazione della vita, delle forme di vita, ma anche e soprattutto come risorse idriche, perché noi consideriamo che nel mondo ci sono, pensi al Pantanal nel Sud America, aree umide che coinvolge così Evergreen nella parte meridionale degli Stati Uniti, che coinvolgono centinaia di milioni di litri d'acqua, di ettolitri, e per cui sono fondamentali anche dal punto di vista idrico. Da cui questa convenzione, questa partnership con la FAO è importante, ma sottolineo concludendo che a mio avviso noi non avremo mai il così tanto decantato, che poi viene molto utilizzato spesso dai politici, dai piccoli livelli, cioè il livello delle piccole comunità comunali fino a grandi livelli governativi, non avremo mai sostenibilità e non avremo mai cura del nostro pianeta se non avvengono due cose fondamentali. Uno, l'eliminazione della povertà totale sul pianeta, finché ci sarà quei pochi che avranno tutto e i tantissimi che non avranno nulla. Questo sarà una spina nel fianco che non permetterà la sostenibilità. E la seconda, deve avvenire un proprio, non un cambio, perché ormai io non credo più neanche in un cambio, ma purtroppo permettetemi di utilizzare un verbo che può evocare periodi infausti, ma se guardiamo anche nella vita quotidiana, chi si diverte ad esempio a lasciare i rifiuti all'interno anche di riserve naturali, deve avvenire una vera e propria rieducazione dell'essere umano e un cambio antropologico culturale sul capire che l'ambiente è prima di noi, indipendente da noi e senza il quale non possiamo sopravvivere. Per questo con i colleghi con cui ho organizzato questo convegno ho voluto un approccio multidisciplinare. Se fosse stato possibile avrei invitato anche antropologi e umanisti ed economisti, perché l'approccio è anche chi lavora in ambito giurisprudenziale, perché l'approccio deve essere multiculturale, perché è necessario questo cambio, questa rieducazione antropologica culturale. Purtroppo noi non siamo in grado ancora, secondo me, di essere sostenibili per questi due fattori fondamentali. Vi ringrazio e scusate per i problemi tecnici, e adesso partiremo con il congresso e spero che lo godete in toto. Grazie ancora. C'è il Presidente? Niente.
niente, vi presento il presidente Danna, non c'è bisogno di presentazione per il presidente Danna, che adesso mi piccherà per le difficoltà tecniche che abbiamo avuto, però questa apertura di delegazione è iniziata con un temporale e quindi penso che anche se siamo sotto questa luce non bellissima, il senatore Danna sa perfettamente che le piantine qua in Sardegna crescono anche sulla roccia. Il presidente dell'Ordine Biologi, Vincenzo Danna, in diretta, adesso dovrebbe collegarsi. Adesso hanno problemi loro. Dai, va bene. Presidente, ce la possiamo fare, presidente? Ce la possiamo fare? Siamo in collegamento? Sì, presidente, deve attivare il video. Voi mi sentite? Sì, presidente, ci siamo. Posso parlare? Certo. Sì, presidente, può andare. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Ci vuole una speciale benedizione per i sardi, perché ieri abbiamo avuto una inaugurazione della sede abbastanza travagliata per lo sciopero del vagante. Oggi abbiamo avuto questi problemi tecnici, quindi diciamo che se ci sarà un santuario appena vengo in Sardegna mi ci recherò. E buongiorno a tutti, sia agli illustri relatori che ai colleghi, ai giovani universitari che sono stati invitati e fanno parte del parterre. Studio un argomento, diciamo, che io ritengo altamente qualificante, perché innanzitutto apre nuove strade e nuove prospettive ai biologi che si occupano di ambiente e soprattutto avvicina gli stessi biologi a nuove conoscenze e li porta in una nuova dimensione. Nella dimensione che interesserà, io credo, la scienza nei prossimi decenni, che sarà quella della rivalutazione del ruolo dell'ambiente, non solo intesa in termini di salvaguardia dello stesso, quindi lotta all'inquinamento, lotta a tutto ciò che diciamo l'invasione antropica dell'ambiente stessa ha determinato con l'industrializzazione e con quanto altro, ma soprattutto introduce i biologi all'interno di un contesto innovativo che è lo studio del rapporto attraverso anche i fenomeni epigenetici, del rapporto tra l'espressione genica e quindi tra tutto quello che una modificazione dell'espressione dei geni può portare in termini di patologia e l'ambiente stesso, a cominciare dall'elevata tassa di infertilità nelle enclavi più inquinate per mezzo della diffusione di metalli pesanti nell'ambiente, a cominciare dalla comprensione di come l'inquinamento non sia più di carattere macroscopico ma microscopico. Noi in Campania abbiamo fatto per anni grandi buchi per terra per cercare fusti di diossine, fusti di materiale tossico radioattivo, senza trovare niente, neanche uno stivale vecchio, non comprendendo fino a qualche tempo fa che l'inquinamento è di tipo microscopico ed è un inquinamento ormai diffusissimo, aria, acqua, suolo, e soprattutto che richiede una nuova concezione anche in agricoltura, nella trasformazione dei prodotti agricoli, nella valutazione della sicurezza alimentare, non solo dal punto di vista della tossicologia classica, quindi
delle nozze chimiche prodotte dall'uso di concimi, da fertilizzanti chimici, vari tipi di antiparassitari con i quali noi trattiamo i prodotti della terra, ma andando a valutare anche altri parametri del contenuto di metalli pesanti. È stato visto che, per esempio, nelle colture biologiche è bassissimo il tasso di inquinanti chimici, ma è ancora alto, forse ancora più alta, la presenza di questi altri componenti che alla fine producono questi fenomeni tossici. In questa dimensione si inserisce anche lo studio, diciamo, della salvaguardia una delle principali risorse dell'uomo, che è l'acqua, il cui uso ed abuso ha portato a depauperare, diciamo, questa risorsa. Noi abbiamo una rete di distribuzione idrica che può essere più simile ad un colabrodo che non ad un sistema, diciamo, di buon approvvigionamento e buona distribuzione della risorsa stessa. C'è un impegno di vari miliardi di euro per poter sistemare la rete idrica, e credo che con il Recovery Fund e con i soldi che la comunità europea ci sta conferendo, questo dovrebbe essere una di quelle riforme epocali, di quelle opere epocali che, atteso che oltre il 50% di quello che viene munto in termini di acqua viene perso lungo la linea. La salvaguardia dell'ambiente intorno ai grandi centri, alle grandi metropoli, quindi la creazione di aree umide intorno alla città in modo tale da attenuare i fenomeni meteorologici avversi, da migliorare il grado di vivibilità, da riportare in queste aree umide anche farne delle aree protette, perché si possono ripopolare delle varie specie che anticamente frequentavano queste zone. Cioè una visione dell'ambiente a 360 gradi. Noi, per la verità, in passato abbiamo scontato questa disattenzione. L'abbiamo scontato perché io, come presidente, grazie all'aiuto di Maria Sorrentino, di Giuliano Russini, di Antonio Feola, di Franco Scicchitano, di Maurizio Turini, sono tutti i nostri colleghi che si occupano appunto attraverso questo nuovo organismo che abbiamo creato all'interno dell'Ordine, che è il Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali, che attraverso questi ragazzi, questi colleghi, noi abbiamo rivitalizzato un ambito che era trascurato, era misconosciuto, atteso che buona parte dei biologi non conosceva neanche la miriade di campi di intervento e di esercizio professionale che è alla loro portata. Abbiamo fatto, non so se vi è stato mostrato, l'albero delle opportunità per i biologi, che contempla circa 27 diverse tipologie di attività principali che gemmano circa 80 subattività. 80 ed oltre subattività. Quindi io credo che l'Ordine debba fare tre cose: indicare la strada, fornire gli strumenti per la formazione di base, fornire gli strumenti attraverso eventi qualificati come quello che sta per celebrare a Cagliari, per un approfondimento e un aggiornamento delle conoscenze da parte dei biologi che nel ramo ambientale hanno varie forme di inserimento professionale. Io non la tiro per le lunghe perché siete già in ritardo. Vi ringrazio tutti i contenuti. Ritengo che questo sia la prima di una serie di tappe che noi dobbiamo andare a rinnovare, soprattutto nelle aree critiche
o in quelle belle oasi come il vostro caso, che sono dei rari esempi di rispetto dell'ambiente, di integrazione dell'ambiente con le comunità che, nelle quali, con le quali questo ambiente viene accordato. Un ringraziamento ed un saluto a Enrico Tinti e ai colleghi biologi ambientali che ci hanno dato una mano determinante per svolgere un evento con prestigiosi scienziati e soprattutto con la partecipazione della FAO, con la quale l'Ordine dei Biologi ha intende intraprendere tutta una serie di programmi condivisi e quindi ai massimi livelli per fare in modo che i biologi possano servire attraverso anche l'altra convenzione che abbiamo fatto con l'Istituto Agrotecnico del Mediterraneo di Bari, i nostri biologi possono apprendere le nuove tecniche e possono essere utili anche fuori dal loro contesto territoriale, quindi nei paesi in via di sviluppo del Mediterraneo, in quelle aree dove la conoscenza e i saperi che i biologi italiani hanno ed hanno ulteriormente affinati e acquisiti possono mettere in condizione quelle popolazioni di migliorare la vivibilità e migliorare la produzione e quindi migliorare anche la qualità della loro vita sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale. Ringrazio i colleghi, spero di venire presto in Sardegna, anche perché l'anno prossimo si procederà alla trasformazione delle delegazioni regionali dell'ordine in delegazioni degli ordini regionali, questo movimento di grande decentramento amministrativo che ci siamo portati appresso essendo entrati nel novero delle professioni sanitarie, quindi ognuno farà da padrone a casa propria, vi sceglierete i vostri dirigenti e tratterete quelle tematiche che vi sono più a cuore e approfondirete quegli indirizzi di intervento professionale che vi potranno dare una maggiore possibilità di inserimento professionale. Ringrazio tutti e tutti saluti con un forte abbraccio e un caloroso arrivederci. Grazie Presidente per l'intervento che ci ha regalato. Iniziamo con il convegno, facciamo un piccolo intervento prima di passare alla scala di tutti gli speaker che interverranno, fatto da Giovanni Granati e Anna Tena. Giovanni Granati è responsabile scientifico di Altri Italia Ambiente, ornitologo, che ci presenterà un attimo dei progetti in corso. Buongiorno a tutti, onorati di poter partecipare a questo convegno. Come ci hanno introdotto, io sono il responsabile nazionale del settore selvatici dell'Alto Adige Ambiente. Riporto anche i saluti del segretario nazionale Renato Narciso. E tra Altri Italia Ambiente e l'Ordine Nazionale dei Biologi c'è un protocollo d'intesa che speriamo possa portare in futuro a qualcosa di concreto, proprio anche in termini di tutela ambientale. Io in particolare mi occupo di rapaci e abbiamo già diverse pubblicazioni scientifiche. Ci occupiamo di muscolatura dei rapaci, di reintroduzione e attraverso le moderne tecnologie, un tema che va fuori da quello di cui stiamo parlando oggi, ma che in qualche modo anche indirettamente è collegato, perché anche i rapaci, come tutti gli animali, stanno subendo questi continui cambiamenti climatici. E per questo motivo stiamo continuando anche a studiare la muscolatura e capire come poterli aiutare, seppur indirettamente. E la mia ricerca scientifica è focalizzata proprio appunto sul ripristino della muscolatura attraverso le moderne tecnologie, uno studio pionieristico che è stato pubblicato lo scorso anno su Animals, una rivista scientifica internazionale. E facciamo tutto questo in Abruzzo, in un distretto chiamato Monti Gemelli, un distretto che va da Ascoli Piceno fino tra Abruzzo e Marche, quindi da Ascoli Piceno fino
a Teramo, dove abbiamo appunto l'appoggio anche della politica, visto e considerato che parliamo appunto di una sincronizzazione di vari ruoli. Effettivamente per aiutare l'ambiente non bisogna settorizzarsi e parlare solo di chimica, fisica o biologia, ma bisogna comunque trovare interazione fra diverse figure, soprattutto sugli economisti, che per quanto sembrano distaccati dall'argomento tutela ambiente, in realtà possono dare una mano proprio nel capire come poter continuare anche a livello economico e quindi fare anche una transizione che sia più vicino all'ambiente. Lascio la parola alla dottoressa Atena. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ci scusiamo per il dress code poco consono all'ambiente, però come diceva il presidente prima hanno smarrito le valigie. In secondo luogo vorrei dire che siamo veramente onorati di essere qui con voi e di condividere le perle di tante menti di spicco. E soprattutto siamo veramente felici perché comunque sia, nonostante il periodo storico, si parla comunque sia di tutela dell'ambiente, ma soprattutto perché pare che la macchina della ricerca non vuole fermarsi. Noi siamo portavoci di un argomento un pochino distaccato di quello che è il tema odierno, però il collante tra questo e il cuore della riunione è proprio la tutela e la salvaguardia, nonché la reintroduzione. Nel nostro caso, come diceva il dottor Giovanni, parliamo di rapaci, un argomento, un ambito che purtroppo la ricerca non tocca molto da vicino, e dunque noi ci stiamo impegnando, ci stiamo mettendo come obiettivo questa sfida di portare qualcosa di nuovo in letteratura. Quindi due anni fa c'è stata la prima ricerca che studiava la muscolatura dei rapaci, e adesso ci siamo proposti di andare oltre, perché la ricerca è questa: andare oltre, superare se stessi. E quindi la nuova indagine ha come obiettivi quelli di indagare il benessere dei rapaci, quindi l'ambito interno, l'ambiente interno della rapace, attraverso l'analisi di diversi campioni non invasivi. E perché è importante questo? È importante perché purtroppo oggigiorno, a causa anche dell'urbanizzazione in aumento, ci sono sempre più rapaci che subiscono infortuni. E noi dobbiamo reintrodurre questi rapaci in natura, perché anche questo è il nostro futuro, la catena che, come diceva anche il collega prima di noi, il bosco è importante, anche la fauna e la flora è importante. Quindi speriamo di rivederci in futuro, perché eventi del genere devono essere organizzati sempre più spesso, e speriamo anche di poter condividere con voi i nostri successi. Grazie. Grazie mille al dottor Granati e alla dottoressa Atena per l'intervento. Grazie ancora mille. Adesso è la volta del professor Angelo Cau, professore ordinario di zoologia, zoologo di formazione di valenza internazionale, oltre che nazionale, che ci propone l'argomento degli stagni e lagune sarde. La transizione ecologica è già nella nostra storia. A lei, professore. Vi saluto a tutti. Allora, questa presentazione è stata fatta con Rita Cannas, però onestamente chi ha lavorato di più è Rita, quindi mi sembra giusto che i meriti e le cose vadano a lei. Prego, Rita. Grazie per il summary. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Allora, io facevo parte della scuola creata dal professor Cau, professore emerito di ecologia, il professore che ha laureato molti dei biologi che magari sono qui e che si sono laureati all'Università di Cagliari, me compresa, e noi continuiamo questo suo lavoro, sempre ricollegandosi all'importanza della quella che è il biologo ambientale. Ricordo che l'Università di Cagliari da 2 anni a questa parte ha istituito nella laurea triennale un percorso specializzato, quindi già dalla triennale esiste il percorso del biologo ecologo o della bioecologia.
Detto questo, quello che faremo con voi è dare soprattutto degli spunti di riflessione, utilizzando questo termine che è la transizione ecologica, che è molto di moda, addirittura c'è un ministero, e ci dice che il nostro futuro va verso quella che è la sostenibilità. Noi vorremmo invece farvi vedere come in Sardegna in realtà la sostenibilità in alcune aree, soprattutto negli stagni costieri, in realtà è nella nostra tradizione. Quindi di quello di cui vorremmo parlare nello specifico è una enorme ricchezza della Sardegna, che sono appunto gli stagni costieri. Ne abbiamo a disposizione una enorme anche vastità. Alcuni di questi sono anche produttivi, in alcuni di questi si esercita la pesca, quello che è poi la specializzazione del gruppo di ricerca del professor Cowell e di noi tutti i suoi allievi. La pesca che si è esercitata non da ieri, ma da avantieri, ancora prima, cioè già prima dei nuragici abbiamo testimonianze. Vado velocemente per dirvi che quindi la Sardegna è una Sardegna, spesso si dice Sardegna uguale pastori, isolati all'interno della Sardegna. In realtà la Sardegna è anche pescatori, molti pescatori in un'area produttiva che è quella degli stagni costieri. Sono dei pescatori che non sono isolati, al contrario, che sono in continua comunicazione con tutto il bacino del Mediterraneo. Una testimonianza di questo è anche negli attrezzi di pesca. Per esempio, forse tutti voi conoscete questo che è il Fassoni, quindi una barca che veniva utilizzata nelle lagune dell'Oristanese, negli stagni dell'Oristanese, identico lo troviamo nella cultura egizia. Quindi è un intero bacino del Mediterraneo con i pescatori sardi che sono all'avanguardia o comunque in comunicazione con tutti. Non siamo solo pastori isolati, siamo anche pescatori globali. Quello che poi continua è lo sfruttamento degli stagni, non solo chiaramente l'epoca nuragica o l'epoca romana, ma continua in tutti questi secoli, quindi vediamo alcune testimonianze particolarmente produttivi, sono soprattutto gli stagni dell'Oristanese, ma anche a Cagliari. Quello che vorremmo con voi vedere adesso sono alcuni spezzoni molto brevi di documentari d'epoca. Perché? Perché ci fanno vedere quella che era la realtà dell'epoca e quanto questi stagni fossero già produttivi all'epoca e quanto esistesse una gestione razionale di questi stagni. Quindi sperando di poter con voi vedere questi filmati, che anche l'audio parta, risalgono più o meno al 1960-50-60. Perché è importante la pesca? Faccio prima questa premessa. Perché la pesca ha giocato un ruolo fondamentale per conservare questi ambienti, gli stagni costieri. Infatti, senza l'intervento che viene fatto dai pescatori per mantenere produttive queste aree, se queste vengono abbandonate alle dinamiche naturali, spesso si arriva a un interramento, si arriva a un'erosione, quindi per mantenerli e per mantenerli produttivi, la pesca ha giocato un ruolo fondamentale nella conservazione di questi ambienti. Sono di importanza economica notevolissima perché gli stagni sardi, a differenza degli stagni del resto d'Italia o del resto d'Europa, sono anche tra i più produttivi. Vi faccio vedere questo, parto da un primo spezzone. Questi stagni, che per molti secoli sono stati la maledizione di Oristano, sono in realtà un'enorme ricchezza, delle vere miniere di pesce. E il nome di stagni d'oro, con cui vennero battezzati fin dai tempi più antichi, si riferisce appunto alla loro prodigiosa pescosità. Tutti gli stagni del mondo collegati col mare presentano questo fenomeno, ma quelli di Oristano sono conosciuti come i più pescosi d'Europa. Basti dire che le valli di Comacchio danno una media di 2 quintali di pesce per ettaro, mentre questi arrivano a 5-6 quintali. Ok, questa è la differenza degli stagni sardi, sono più ricchi, ne abbiamo tanti e sono molto ricchi. Adesso vi faccio vedere, contestualizzando all'epoca, come veniva gestita la pesca in modo razionale. Questi stagni, che per molti Scusate. Per non distruggere la pescosità delle acque, ben pochi uomini sono ammessi alla pesca. Nello stagno di Cabras non superano i 250. I pescatori sono divisi in categorie rigorosamente disposte a scala. Il gradino più basso di questa scala è il pescatore con la barca di giunco. Non può usare barche di legno e neppure reti, ma solo la fiocina o le lenze a traino. Il diritto di pesca gli costa 50.000 lire per la stagione che va da settembre a maggio. Ha a suo carico gli attrezzi e la barca, che dura solo un mesetto e poi marcisce. Rifarla gli costa solo 5.000 lire. Io non pesco con le reti.
perché io sono un pescatore palamitaio e pesco con le fiocine e col palamite e pesco anguille e pesci. Non siamo autorizzati noi dal padrone a pescare con le reti, noi siamo sempre il fassone, lavoriamo sempre con le fiocine, ancora ugualmente col palamite. Ci sono le colleghe che sono a mezzadria con le reti. La pesca nello stagno si presenta così, organizzata rigorosamente secondo un sistema di obblighi e di divieti che crea una situazione umana tipica, esclusiva di questa zona. In pratica, le limitazioni imposte ai palamitai rispondono all'esigenza dei proprietari di sfruttare razionalmente la ricchezza dello stagno. Così essi vengono messi nelle condizioni di pescare solo quello che resta al di fuori, anzi, solo quello che viene trascurato dai sistemi di pesca più fruttuosi dei mezzadri e degli uomini del padrone. Una vita mezzo brutta perché non si guadagna tanto, perché c'è la spesa, è troppa, gli ami insomma, e l'esca è troppo cara. Senta, oggi quanto ha pescato? Oggi 6,5 kg. E lei ha intenzione di continuare a fare questa vita? Eh sì, perché non si trova lavoro. Dove vuoi che vada a lavorare? Sempre allo stagno devo andare. Tocca andare sempre allo stagno a pescare. Sono obbligato a fare questo mestiere. Per me è come un'eredità. Tanti di noi ci vanno. Ci abbiamo i bambini a casa, ci abbiamo. Sono portato a fare questo mestiere perché è mia vita. Un gradino più in su vengono i pescatori che hanno diritto alla barca di legno e alle reti da posa. Anche essi possono pescare solo da settembre a maggio. Non pagano canone, ma trattengono per sé il 60% del pesce pescato e versano la differenza all'azienda della peschiera. Si chiamano bogheris e possono pescare solo con piccole chiatte di legno e reti da posa. Per questo, quando sbarcano, c'è sempre ad aspettarli un uomo del padrone che chiamano pesargio, perché tocca a lui pesare il bottino e dividerlo in due, metà a loro e metà al padrone. Vengono poi i pescatori che possono usare reti a strascico, ma a maglie larghe. Prendono solo i pesci più grossi, che sono anche i più rari. Possono pescare tutto l'anno e anch'essi trattengono per sé il 60% del pesce. Ancora più in su troviamo i pescatori che hanno in dotazione reti a maglie strette, alle stesse condizioni dei precedenti. Sono quelli che beneficiano della pesca più abbondante e di un lavoro continuativo. In cima alla scala vi sono i titolari della peschiera, che si riservano tutta la pesca ricavata dalla camera della morte, nel punto cioè dove il pesce che tenta il ritorno al mare viene trattenuto dai labirinti e dalle palizzate di canne. Gli uomini addetti a questa pesca sono giornalieri. E a carico dell'azienda della peschiera sono le barche, le reti, tutte le opere di manutenzione per proteggere la pescosità dello stagno. Questa scala a progressione geometrica, socialmente molto arretrata, è sopravvissuta fino ad oggi. Sì. Ok, quindi questa, chiaramente contestualizzando all'epoca, non diciamo che oggi debba essere riproposta perché aveva anche dei problemi di tipo sicuramente sociale, però per darvi un'idea che esisteva una gestione razionalizzata dove ognuno sapeva quanto pescare e come pescare. Vado avanti, accelero per problemi di tempo e vi faccio per vedere. Salto uno di questi. Filmati, volevo concentrarmi sul fatto che quindi è importante la pesca nello stagno, si è sempre fatta, ed è importante una gestione razionale, e che questa gestione sembra essere più facile che la pesca in mare in genere, perché è uno spazio contenuto e si può facilmente forse quantificare lo sforzo. Volevo in questo mostrarvi un contributo che è stato fatto dalla nostra università, da un'idea del professor Cao, si chiama il Fish Counter, è brevettato, è stato per la prima volta impiantato a Mistras. Che cosa fa questo Fish Counter? Il Fish Counter è uno strumento che ci permette, immerso in acqua, di sapere quanti pesci entrano nella laguna, ci permette di sapere quanto sono grandi, ci permette di sapere di quale specie sono. Questo perché poi tutti i dati vengono riportati a un software, ci dà la forma, sappiamo. Quindi sappiamo in ogni momento quanto la laguna può produrre e possiamo organizzare in modo assolutamente razionale lo sforzo di pesca. Questo è un modo per aiutare la laguna, sempre in un modo che si dice di pesca estensiva, quindi
usando la naturalità dell'ambiente senza essere troppo d'intralcio, senza stravolgerla. Quello che è successo però è che non sempre gli stagni o le lagune sono stati utilizzati in modo razionale, talvolta sono stati visti come un inciampo. Vi faccio vedere questo, altri due brevi filmati, ci spostiamo a Cagliari. Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale si pensava all'industrializzazione, si è pensato che si potessero anche in qualche modo sacrificare queste lagune. Per esempio perché lì tutto intorno invece facevamo gli impianti industriali. Cosa è successo? Il filmato che vedete ha un audio pessimo perché è d'epoca, ci sono dei sottotitoli, spero vi aiutino a seguire. Ci fa vedere cosa è successo alla laguna di Cagliari e l'inquinamento che questa ha avuto, un inquinamento da mercurio. L'industria è tra l'altro responsabile del flagello che ha colpito Santa Gilla, il mercurio. Non a caso le concentrazioni maggiori, indicate in nero sulla carta, sono state rilevate in prossimità degli scarichi della Rumianca di Macchiareddu. Anche il piombo e il cromo sono presenti in modo massiccio in prossimità degli agglomerati industriali e in particolar modo della Silius posta nei pressi delle fuci dei due immissari dello stagno. È stato calcolato che nell'arco di 24 ore vengono scaricati nella laguna non meno di 3 kg di mercurio. Questo terribile metallo invade tutto, i fanghi dei fondali, le piante, i pesci. Pericolosissimo per l'uomo, con l'andar del tempo si accumula nell'organismo, provocando la pazzia e quindi la morte. Ok, questo è quindi cosa succede quando decidiamo che l'industrializzazione deve prevalere sugli stagni. Cosa è successo ancora? Non è solamente un inquinamento chimico, ad un certo punto a Cagliari arrivano anche gli scarichi non controllati, sia gli scarichi urbani, addirittura quelli degli ospedali. E quello che vive Cagliari è una situazione, diciamo, simile all'attuale, cioè un'epidemia di colera. Vi faccio vedere un altro filmato simile negli anni 70 dell'epidemia di colera a Cagliari. Settembre 1973. Antonio Monni, l'arsellaro ricoverato nel reparto infettivi dell'ospedale di Smirnionis, è affetto da colera. Di tutta l'isola scatta il piano d'emergenza. Dopo una serie di febbrili e drammatici consulti, non resta che dichiarare guerra al vibrione. Con 150.000 dosi di vaccino inviate in città dal Ministero della Sanità si garantiscono i primi interventi per arginare l'epidemia. La vendita dei frutti di mare è proibita in tutta l'isola. Bancarelle e i venditori ambulanti scompaiono dalle vie cittadine. Ma esorcizzare il terribile veicolo di infezione non serve a smuovere le reali cause dell'epidemia. Gli esperti al riguardo non usano mezzi termini, o si risolve definitivamente il problema di scarichi fognari, in particolare quelli dell'ospedale Santissima Trinità, riversati direttamente nella laguna, o il rischio di un'altra epidemia esisterà sempre. Allora, quello che succede, come succederà adesso, speriamo ci sarà un recovery plan e anche noi abbiamo avuto un piano di bonifica, quindi c'è stata la bonifica, la Regione Sardegna ha preso, ha contratto, ha pagato tutti i pescatori che hanno lavorato per la bonifica. Inizia nel 79 e nel giro di breve tempo, nel 99, lo stagno diventa zona A, cioè talmente eccezionale il risultato. Però già pochi anni dopo ci dimentichiamo della necessità di controllare e torniamo, facciamo un passo indietro, in zona B. Gli stagni sono quindi estremamente sensibili a qualsiasi modifica, trasformazione, eccessivo sfruttamento. Sappiamo tutti che spesso addirittura si arriva a un collasso di questi stagni. Vi faccio vedere alcune immagini degli stagni dell'Oristanese, questo è Cabras, questa è Sena Rubia nel 2004, a distanza di pochi anni si ripete. Questa è Santa Giusta, cosa vedete? Quelle frecce sono i granchi che stanno scappando dall'acqua,
perché è talmente inquinata che non riescono neanche loro a sopportarla. Quindi è necessario sempre comunque un'attenta gestione di questi ambienti e non superare mai i limiti. Non vogliamo pensare di passare negli stagni, che sono un ambiente estremamente fragile, da un sistema estensivo come abbiamo adesso a un sistema intensivo. Questo non è possibile. Vi faccio vedere, sto concludendo, ho pochi minuti per la conclusione, quello che può essere un parallelo. Anche in mare talvolta si pensa, aumentiamo la produttività, come lo facciamo? Passiamo dalla raccolta, la pesca, diciamo quella tradizionale, a un sistema intensivo con la maricoltura. Vi faccio vedere cosa abbiamo monitorato noi in impianti di maricoltura che ancora oggi sono nella zona di Golfo Aranci. Questo è all'inizio, quando le gabbie sono state posizionate. Siamo nel 94, una ampia e vitale prateria di posidonia. Cosa succede 7 anni dopo? Andiamo a vedere, non c'è più niente. Quindi è semplicemente un messaggio per dire attenzione, in mare questo forse c'è la possibilità, essendo così ampio, di ricoverarsi più facilmente, in laguna questi sbagli potrebbero essere fatali. Finiamo con questo monito, quindi è importante pensare a questi ambienti non solo come un luogo di produzione, non solo le specie target, ma anche quelle non target e anche l'ambiente dove queste vivono, cioè applicare quello che la FAO ci dice, una pesca con un approccio ecosistemico. Non solo permettere ai pesci di continuare a migrare verso lo stagno, quindi regolare l'apporto idrico, regolamentarlo, ma anche pensare a altri interventi che tengono conto dell'ecosistema nel suo complesso, quindi una gestione integrata in cui sono coinvolti anche gli operatori, la scienza, e chiaramente i decisori politici, con modelli di gestione ecocompatibili. Conservare non solo quello che rende, cioè non solo quello che può essere commercializzato, venduto sul mercato, ma anche quello che non è direttamente legato alla produzione vendibile. Chiudo con questa immagine che forse non tutti voi conoscete, ma alcune decine d'anni fa era nell'aeroporto di Fiumicino. Chi arrivava all'aeroporto di Fiumicino poteva leggere questo. In Sardegna c'è un'industria che ha almeno 5.000 anni di esperienza, che è la natura. Noi abbiamo quindi un patrimonio che è il patrimonio naturale, la nostra industria, il nostro sviluppo è mantenere questo patrimonio e non svenderlo all'industria propriamente detta. Grazie mille. Grazie mille alla dottoressa e al professore per questo interessantissimo intervento, che non solo parla di sostenibilità, ma c'è anche un aspetto etnobiologico con i filmati che ci avete fatto vedere, molto molto interessante, etnografico anche molto interessante. Volevo, a proposito dei filmati, sono degli spezzoni, quindi sono stati estrapolati, ma li trovate online, si chiama Sardegna Digital Library. Prenderò. Quindi poi, a proposito, mi chiedeva la possibilità di pubblicarli, sì. Dovete chiedere ai proprietari e sapere se c'è la possibilità. Grazie ancora per l'intervento. Ora è la volta del professor Gianluigi Bacchetta, importante botanico, che è docente ovviamente all'Università di Cagliari, di botanica, di scienze botaniche, e ci illustrerà un argomento altrettanto interessante, che è quello dell'introduzione alle aree umide della Sardegna. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Tenuto conto dell'enorme ritardo, evito preamboli, passerei direttamente al video per cercare semplicemente di introdurre quello che sono le aree umide della Sardegna, tanto salate come salmastre e dolci, sulle quali stiamo lavorando. Si tratta di un lavoro di carattere divulgativo che sviluppiamo insieme al FAI e mi zittisco. Tanto in Sardegna come più in generale a livello mediterraneo e globale, le aree umide rivestono un'importanza fondamentale. L'acqua è un bene prezioso e così è sempre stato considerato sin dall'antichità.
specialmente nella nostra isola, dove abbondano di fatto pozzi sacri e altre strutture che evidenziano il valore che le popolazioni nuragiche e non solo davano all'acqua. Da questo punto di vista va evidenziato che sino praticamente alla fine dell'Ottocento le nostre aree umide non hanno subito delle particolari modificazioni, ma con l'avvento industriale e con il progressivo sviluppo urbanistico e anche altre attività antropiche, specialmente quelle agricole, le aree umide già dall'inizio del Novecento hanno subito un'importante modificazione e riduzione. Basti pensare a quello che è avvenuto con le attività di bonifica e quindi con una progressiva trasformazione di queste aree umide, ridotte a livello sia dimensionale che a livello di qualità. Gli ecosistemi che caratterizzano queste aree umide generalmente sono tra i più fragili e quando questi vengono interessati da attività antropiche di varia natura possono collassare con estrema facilità. Questo accade per effetto oggi di attività industriali, pensiamo per esempio all'area di Macchiareddu e quindi allo stagno di Santa Gilla, avviene per attività agricole intensive, pensiamo all'allevamento in particolar modo bovino a Senarrubia, a Oristano, ma pensiamo anche ad altre attività apparentemente meno impattanti perché non di carattere industriale o agricolo, che nel tempo invece si stanno sempre più sviluppando, specialmente nelle aree costiere. E quindi pensiamo a tutti quegli stagni, a quelle lagune che si rinvengono in contesti di pregio naturalistico ma utilizzati per fini turistici e quindi a tutti quegli stagni che si trovano per esempio nelle parti retrodunali come Chia, come Feragi, come altre aree che sono distribuite in tutta la Sardegna. Qui in questi contesti proprio per le attività turistiche molto spesso si è assistito nel recente passato a un utilizzo delle aree umide nel periodo estivo per fare parcheggi o per comunque utilizzi che sono certamente non compatibili col mantenimento di queste aree umide. È necessario quindi pensare a una tutela di queste aree e a dei progetti di conservazione delle stesse che non si limitino essenzialmente alle 8 aree Ramsar presenti in Sardegna o a quelle aree che sono incluse nei siti di interesse comunitario, ma che possano invece estendersi a tutte le superfici che danno luogo a delle zone umide, proprio perché l'importanza di queste è fondamentale non solo per il mantenimento di una diversità floristica o faunistica, ma anche per una corretta, giusta gestione di tutte quelle che sono le attività che si sviluppano in contesti più generali della nostra isola. Le aree umide possono genericamente essere distinte in due macro tipologie, quelle naturali e quelle artificiali. Per quanto concerne poi le acque che caratterizzano le aree umide, possono anche qui farsi delle distinzioni e considerarsi acque dolci, acque salmastre o acque salate. Sulla base di queste distinzioni è quindi possibile anche trovare nella nostra isola tipologie molto differenziate, tanto nelle zone costiere come nelle zone interne. Per quanto concerne le aree artificiali, la Sardegna, per effetto anche della aridità climatica estiva, da sempre è stata oggetto di interventi che hanno portato a contenere l'acqua, ad accumulare l'acqua per sopperire ai fabbisogni inizialmente agricoli e civili, ma poi anche nel corso degli ultimi decenni di carattere industriale. È così quindi facile vedere in tanti territori della nostra isola dighe, bacini. Ci sono poi però invece tantissime aree che ospitano zone umide naturali, sia appunto in contesti costieri e quindi stagni, costieri, lagune, o comunque invece in aree più interne, dove vi sono alcuni pochi laghi naturali, ma più in generale si rinvengono degli stagni. Stagni che possono essere endorreici e quindi stagni che comunque hanno delle acque tendenzialmente salmastre o salate, e stagni invece che possono essere costituiti da acque dolci. Queste tipologie
possono essere tra l'altro distinte in due macro tipologie, gli stagni temporanei e gli stagni invece che mantengono l'acqua per tutto il corso dell'anno. Ci sono realtà di grandissimo pregio nella nostra isola, pensiamo semplicemente per quanto riguarda gli stagni interni ai pauli presenti sulle giare e così pure invece per gli stagni costieri a quelli che sono gli stagni dell'Oristanese, Mistras, Cabras e poi a tante lagune come quella appunto di Santa Giusta e nel Cagliaritano alle lagune comunque relative alle due importanti aree Ramsar che si trovano ai margini della città, del capoluogo di Cagliari e quindi Molentargius e Santa Gilla. Tutto questo ci può far comprendere quella che è l'importanza delle aree umide nella nostra isola. Le aree umide sono un punto di incontro, perché nelle aree umide c'è la biodiversità, ci sono gli animali e le piante, ma c'è anche l'uomo, c'è la cultura, c'è il benessere e c'è anche l'economia. Noi come Università di Cagliari ci occupiamo di progetti finanziati a livello europeo, della Fondazione MAVA ad esempio, e con questa noi abbiamo potuto fare una ricerca e un monitoraggio sia in campo che attraverso le analisi delle immagini satellitari per fare un inventario completo delle zone umide della Sardegna. In origine, prima di questo lavoro, venivano riconosciute circa 500 zone umide in Sardegna. Ad oggi, grazie al nostro contributo, sappiamo che sono circa 2500. Molte di queste non sono mai state investigate da nessun punto di vista, non soltanto botanico. Come Università degli Studi di Cagliari e più nello specifico come Centro Conservazione Biodiversità e Banca del Germoplasma della Sardegna, da oltre un ventennio operiamo per conservare la flora e la vegetazione dei contesti relativi alle zone umide della Sardegna, tanto con azioni di conservazione in situ come con azioni di conservazione ex situ. In situ operiamo attraverso progetti essenzialmente internazionali che ci portano da un lato a ripristinare, recuperare gli ambienti delle zone umide e in particolar modo anche controllando o eradicando quelle specie che sono considerate esotiche e che conseguentemente non fanno parte delle forme di vita presenti normalmente nelle zone umide. Ex situ lo facciamo invece raccogliendo il germoplasma, quindi raccogliendo i semi e conservando questi materiali all'interno della banca del germoplasma della Sardegna, dove gli stessi possono essere mantenuti per lungo periodo e garantire quindi nel futuro la possibilità di riuscire a effettuare degli interventi che possano implementare, rinforzare le popolazioni di quelle specie di interesse conservazionistico che potrebbero andare incontro a un decadimento o potrebbero andare incontro a problemi e rischi di estinzione. Fare ricerca è importante farlo costantemente perché molte situazioni cambiano nel tempo. Penso ad esempio a quello che può succedere con le invasive, che inizialmente magari sono innocue e poi pian piano invece si adattano al nuovo ambiente dove sono state introdotte e piano piano si diffondono. Ad esempio abbiamo scoperto che piante ritenute non invasive o comunque localizzate in singoli territori si stanno diffondendo sempre di più, non solo piante, anche animali come la rana invasiva o la nutria o il gambero della Louisiana, sono specie che esistevano già da tempo, che prima magari erano localizzate magari solo nel nord Sardegna come la rana e che adesso invece ritroviamo purtroppo anche nel sud Sardegna e si sta diffondendo sempre di più a discapito di quelle che invece sono le specie locali come la raganella sarda. Oltre alla flora e alla fauna esotiche, negli ambienti umidi è presente comunque sia fortunatamente una componente di flora e di fauna autoctone di grandissimo rilievo. Certamente la fauna nelle aree umide la fa da padrone e in particolar modo in alcune di queste aree umide l'avifauna, specialmente quella stanziale,
ha un rilievo enorme. Pensiamo semplicemente all'importanza che riveste la colonia di fenicotteri presente nello stagno di Molentargius, con oltre 10.000 esemplari che si riproducono ormai da oltre 20 anni. La componente floristica, certamente meno diciamo ricca di quella faunistica, ha comunque un grande rilievo. Sono tante le specie endemiche o di interesse conservazionistico. Nel corso dell'ultimo decennio sono state descritte nuove specie per questi contesti. Ricordiamo in primis la Pinguicula seuensis, l'unica pianta carnivora endemica della nostra isola, descritta per le aree di Seui, ma anche per esempio l'Ipericum scruglii, una piccola pianta che vive nelle aree umide del centro Sardegna, e al tempo stesso, sempre nei contesti umidi della Sardegna centrale, il Senecio morisi, una specie erbacea da una bellissima fioritura che si ritrova solo esclusivamente nei territori del Sarcidano, in particolar modo a Laconi, e poi nell'area di Seui. Questi sono solo tre esempi di specie che sono state descritte nel corso degli ultimi 10 anni. Tante altre sono state descritte nel recente passato ed alcune devono ancora essere descritte, perché questi ambienti nascondono ancora una grande ricchezza ai più sconosciuta, ma sconosciuta, ahimè, anche comunque a chi dal punto di vista scientifico si occupa di studiare questi ambienti. Grazie, semplicemente ricordo che questo è un compito importante del nostro Ateneo, oltre a realizzare le attività didattiche di ricerca, come già stato detto anche in precedenza da Rita, la terza missione, quindi la divulgazione scientifica, è uno degli obiettivi principali. E con questo quindi chiudo, vi ringrazio e cedo la parola ai relatori che seguono, che invece si dedicheranno più nello specifico ai temi di carattere scientifico. Grazie professore per il bellissimo video e per la precisione e l'esaustività che sempre pone nei suoi interventi. Prima di dare la parola al collega successivo, il dottor Mauro Fois, volevo dare welcome to Mr. Dr. Li Feng Li, come from FAO, is director of Land and Water Department. And he will speak the first intervent after lunch time, and he will present the perspective of FAO on wetlands in agriculture. And we are very proud to have you today, and in relation also of our partnership is burning between NOB and FAO. And so, thank you very much, and again. Adesso la parola al dottor Mauro Fois, e così ci delizierà con le bellezze di questi splendidi posti, questi ecosistemi che dobbiamo a tutti i costi salvare e fare una manutenzione più corretta possibile. Grazie. Mi sentite bene? Sì, ecco. Ok? Sì, sì, sente bene. Ah, va bene. Eccoci qua. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Io sono Mauro Fois, mi occupo di botanica e sono qui per presentarvi il più brevemente possibile il lavoro del quale mi occupo da un paio d'anni, insieme ai colleghi del Centro Conservazione e Biodiversità e in particolare insieme ad Alba Quena e al direttore del centro, professor Gianluigi Bacchetta, che mi ha preceduto. Brevemente, quindi, cercherò di non annoiarvi troppo mostrandovi quello che è stato il lavoro di inventario cartografico, bibliografico e di campo
realizzato appunto dal nostro centro, focalizzandoci poi soprattutto sulla botanica, per arrivare a delle brevi conclusioni. Queste attività sono previste da questo progetto MEDISWET, che è l'acronimo appunto di Mediterranean Island Wetlands, quindi un progetto internazionale che si focalizza appunto sulle isole del Mediterraneo, coinvolgendo 9 isole e 11 partner, e quindi la Sardegna e la Sicilia per l'Italia soprattutto. Quindi l'inventario cartografico, è stato già accennato, ci ha permesso di riconoscere e cartografare, quindi attraverso punti e poligoni georiferiti, circa 2500 aree umide, che di per sé è già un risultato rispetto a quelle precedentemente già cartografate, che erano pari a 500 circa. Queste sono state classificate molto semplicemente in naturali artificiali, costiere interne. Se ci limitiamo al numero, vediamo che le naturali sono prevalenti, ma non più di tanto rispetto alle artificiali, che le costiere e le interne praticamente si equivalgono. Ovviamente sappiamo però tutti che le costiere rivestono un ruolo importantissimo, sia perché sono molto più estese, quindi se parliamo di estensione queste sono prevalenti rispetto alle interne, e poi sappiamo anche che praticamente quasi tutte sono naturali. Parlando invece di conservazione, il discorso è anche abbastanza simile, nel senso che parlando di zone umide protette, quindi ricadenti nella rete delle aree conservate, siti Ramsar, parchi e rete Natura 2000 principalmente, vediamo che il 16% delle aree umide ricade appunto all'interno di queste aree, ma se parliamo di superfici queste aumentano proprio perché, di nuovo, le zone umide costiere sono anche più estese e anche quelle solitamente più conservate. Siamo seduti sopra un esempio. Parlando di province, lo stesso, il discorso è abbastanza simile, nel senso che Sassari è quella più ricca di zone umide, in termini numerici sempre, e anche di zone umide non protette, ma stiamo parlando sempre di molte zone umide, piccole, interne, magari anche artificiali. Quindi. Invece un caso diciamo opposto è quello di Oristano, che in termini numerici appare quella meno ricca di zone umide, anche se sappiamo, conosciamo tutti il Golfo di Oristano, quanto sia invece ricco di poche ma molto estese zone umide e generalmente anche protette. Scusate, le domande si fanno alla fine di tutti quanti esauriti gli interventi, altrimenti non si perde l'omogeneità del discorso del collega. Va bene. Appunto, quindi brevemente anche vi esporrò pochi dati sull'inventario invece di campo, su un set diciamo quanto più rappresentativo sia dal punto di vista del territorio, cercando di coprire quindi tutto il territorio, che anche le tipologie, rispettando quelle che sono le proporzioni reali. Tutti questi dati sono già liberamente accessibili a tutti attraverso questo sito ITSWET, relativo appunto alle isole, alle zone umide delle isole del Mediterraneo. Al momento solo i dati della Sardegna sono disponibili, quelli anche della Sicilia relativi a 12.000 zone umide saranno successivamente anch'essi disponibili. Ci siamo anche occupati appunto dei dati bibliografici, quindi abbiamo raccolto quello che è già stato studiato, che è importante, e l'elaborazione di questi dati ci ha portato a pubblicare 2 articoli su Wetlands e Aquatic Conservation, anch'essi ad accesso libero. Questo è il trend degli studi nelle zone umide, diviso per diciamo macro argomenti e per colori. Vediamo un aumento, così come capita praticamente in tutte le discipline, quasi esponenziale dal 1926 ad oggi. E questo è dovuto a diversi fattori, quali diverse direttive o anche l'istituzione di organizzazioni, quali la UCN. Vediamo quasi una coincidenza, ad esempio, del rosso, quindi di aspetti legati alla conservazione, e l'istituzione appunto della UCN. Ma gli esempi potrebbero essere tanti. Questo grafico invece ci riassume quelle che sono le tipologie più o meno investigate. Quindi parliamo per esempio in rosso, le prime 2, vediamo che le zone umide temporanee sono quelle meno investigate, sia costiere, diciamo quindi di acqua dolce e salmastra o salata, che soprattutto le interne di acqua dolce.
mentre tra le più studiate ancora le zone umide, grandi sistemi di zone umide specialmente costieri come il Molentargius ad esempio, o le dighe per aspetti magari più legati alla risorsa, allo sfruttamento della risorsa idrica, o anche quelle protette, quindi proteggere un'area favorisce anche diciamo la ricerca. Questo grafico invece ci fa vedere quelli che sono gli argomenti, i macroargomenti più trattati. Vediamo, è abbastanza ovvio, la flora e la fauna sono quelli più trattati, ma vediamo delle differenze attraverso i connettori, diciamo, e mettono in relazione appunto gli argomenti. Vediamo che mentre la fauna spesso l'argomento faunistico è stato relazionato ad esempio con l'inquinamento, con la produzione economica, quelli floristici rimangono un po' a sé stanti, ma questo non è un dato tanto basato su fattori scientifici o oggettivi, conosciamo tutti l'importanza per esempio economica o a livello trofico anche delle piante, ma forse è un po' un atteggiamento a me dei botanici un po' chiusi e poco propensi ad aspetti multidisciplinari. Facendo un focus sulle piante, brevemente, le vascolari ovviamente sono quelle più investigate, l'argomento relativo alla conservazione è quasi esclusivamente relativo alle piante vascolari, ma in secondo ordine sulle alghe, mentre le biofite sono praticamente, ci sono pochi lavori da questo punto di vista. Le alghe sono l'unico gruppo di piante investigato nelle zone umide artificiali, mentre ci sono aspetti sia positivi, ma bisogna considerare anche quelli negativi, importanti anche per quanto riguarda gli altri due gruppi. Sempre per quanto riguarda la flora, questo è il trend che fortunatamente è positivo, soprattutto per quelle categorie che in passato erano un po' neglette, un po' ignorate, tipo l'ecologia vegetale o per quanto riguarda le tipologie, quelle delle zone umide interne. Molto brevemente osservazioni in campo che abbiamo fatto, relativi sempre alla flora. Vediamo che stiamo parlando comunque di un territorio relativamente, cioè dell'1,5% del territorio sardo, e in questo 1,5% comunque presente il 30% dei taxa endemici vascolari e comunque un 15% di quello totale. Quindi è concentrata una grossa importante biodiversità. Tra le famiglie più rappresentative le asteracee con 15 taxa, sto parlando di endemiche, il genere Limonium con 13 e le fabacee con 8. E abbiamo anche registrato un po' quelle che sono le minacce. Questo grafico forse è un po' troppo botanico-centrico, nel senso che il degrado relativo alla vegetazione è la minaccia che è stata registrata di più, ma comunque tutte quante sono state riscontrate, e direi equamente importanti, anche perché sono spesso correlate tra loro. Anche i dati relativi alle minacce sempre nel sito. Per quanto riguarda il futuro, probabilmente ci dovremmo aspettare un aumento di queste minacce quasi tutte. Ad esempio, se ci basiamo su questo studio del Delta dell'Ebro, ci dice che il trend dovuto all'aumento dell'aridità è di una degradazione della vegetazione pari allo 0,5% all'anno. Quindi se non interveniamo importantemente su queste minacce, aumenteranno. Così come in rosso qui vediamo le praterie di Cimodocea e Posidonia in regressione nel prossimo futuro, molto probabilmente, dovuto sempre al cambio climatico. Quindi, molto brevemente, in conclusione, esiste già una mole di dati molto importante, anche se questa sfortunatamente è spesso concentrata in particolari territori o tipologie di zone umide, come vediamo sia a livello globale a sinistra che a livello anche regionale. Quindi l'auspicio è che così come sta già avvenendo, la mole di ricerca aumenti nelle zone umide. Poi molto brevemente, sempre vorrei rimarcare in conclusione il fatto che ambiente, economia, salute e cultura fanno parte di un unico sistema, sono intercorrelate tra loro, quindi diversi esperti o interessati di ciascuna materia dovrebbero comunicare di più per progettare soprattutto assieme un futuro più sostenibile. Grazie. Grazie mille. Grazie a Mauro Fois per l'intervento. Lascio un secondo prima del coffee break che abbiamo adesso, evadere la domanda al ragazzo e concludiamo. Quindi. Per Mauro, sempre ovviamente, una domanda. Certo.
Lei sì. Ha detto quella di Oristano ha come provincia la minore estensione di aree umide, però può il minor numero, il minor numero, sì, però sì. Può essere in relazione magari all'estensione. Esatto. Sì, sì, è il discorso che stavo facendo, appunto. Che sembrava una contraddizione, perché lo sappiamo tutti che Oristano è importantissima. Ci sono sei siti Ramsar Oristano. Proprio per quello dice, attenzione a tener conto del fattore numerico e di quello relativo invece all'estensione. Quindi se parliamo di numero, Oristano è quella più povera. Se parliamo di estensione è quella invece più importante, forse. E poi le volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda le aree umide del nord Sardegna, però magari verrà ritrattato. Magari nel nord Sardegna le aree umide sono di acqua dolce, oppure salmastra, sono un po' miste. Ci sono tutte le tipologie. Ci sono anche zone aree umide o zone umide importantissime. Basti pensare Olbia. La zona del porto? Anche quella è una zona umida, non per forza deve essere un parco nazionale, per esempio. Comunque ci sono anche zone umide, anche nelle piccole isole, anche d'acqua dolce. Per esempio la Maddalena è un esempio importante. Adesso non ti saprei dire numericamente quanto più o meno, però entrambe, sia nel nord che nel sud, in tutte, ma anche nella provincia di Oristano, sebbene quelle costiere, come ho già detto, sono le più importanti, poi parte anche dei pauli della Giara ricadono nella provincia di Oristano. Perfetto, grazie Mauro per la risposta, grazie per le domande. 10 minuti di coffee break e ci rivediamo qui. Grazie a tutti.